Buonasera a tutti, sono Giuseppe Scali, il responsabile artistico della Emma Vinci Records. Porgo i miei saluti anche da parte di Marco Cardone, che è responsabile esecutivo della Emma Vinci Records, è qui con noi alla regia. Siamo qui per presentare il lavoro discografico di Christian Lavernier, Arie, e una produzione pubblicata sia nel formato fisico e che quindi come CD, che nei formati digitali. Christian Lavernier studia e si diploma al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano con Paolo Chierici, vincitore di importanti concorsi internazionali, si esibisce in tutto il mondo e in tutto il mondo tiene anche importanti masterclass. Oltre a numerose collaborazioni con insigni compositori, seguono sempre in ambito internazionale importanti riconoscimenti e premi artistici. Ma in questa sede preferisco che a parlarci di Christian Lavernier sia il compositore Andrea Talmelli, in quanto Andrea Talmelli è colui che ci ha presentato alla nostra etichetta Christian. Salve Andrea, un Salve, grande buonasera a saluto. tutti, saluto a Grazie di tutti. essere qui con noi. Ecco, Piacere mio, davvero. potrebbe essere interessante se ci racconti un attimo come hai fatto a conoscere Christian e effettivamente il tipo di rapporto che avete, perché subito ce l'hai presentato con grande forza e determinazione e di questa cosa ti ringraziamo ovviamente. Sì, io intanto sono molto contento di aver fatto un pochettino questa segnalazione a Giuseppe, perché mi sembrava veramente che il progetto che si aveva sotto mano meritasse davvero l'attenzione del discografico. E per dire come ho conosciuto Christian, non è un, come dire, un incontro antichissimo. Diciamo che ci siamo conosciuti una decina d'anni fa in occasione di un concorso bello, un bel concorso fatto a Città di Castello che comprendeva gruppi di studenti delle scuole, gruppi cameristici, ma soprattutto gruppi orchestrali. In quell'occasione eravamo in giuria, sia io che Verni, naturalmente come direttore di conservatorio, per me era molto importante partecipare a concorsi come questo. Ci siamo conosciuti lì, ci siamo anche molto apprezzati, scambiati un po' di materiale, ma poi la storia è finita lì. Fino a metà di questi anni, non so se si possono chiamare anni 10, sì, a metà, quando Cristian mi telefona per invitarmi a un altro concorso a San Bartolomeo, dove lui è direttore artistico. Partecipo con molto piacere, ma l'anno dopo, ecco che ma arriva questa telefonata di Christian dicendo di un progetto fantastico che ha, e anzi ne approfitto per dire che saluto con particolare attenzione proprio un po' il fautore di questo progetto, che è Gonzales, il liutaio che ha costruito la famosa sonata a 11 corde, di cui mi ha parlato al telefono Christian in un primo incontro. Io ho partecipato a questa sfida di scrivere per uno strumento nuovo e anche importante, tenendo conto che io e Christian non ci potevamo vedere, lui stava a Parigi e io stavo a Parma. Ovviamente con questo mio pezzo è partito un progetto che è stato veramente affascinante. Sono state innumerevoli proprio le serate che abbiamo passato, un po' al telefono, un po' con le comunicazioni dei social. E non c'era ancora la pandemia in quel momento lì, proprio per studiare insieme questo brano che per lui mi pare proprio di dire è uno dei momenti forse magici di questa collaborazione, ma anche del progetto. Benissimo, e questo, allora a questo punto chiamerei in causa il protagonista di questa serata che ci parlerà lui stesso, vero Christian, del progetto, di come è nata l'idea e in modo particolare anche la produzione, come è andata, come si è sviluppata.
Bene, buonasera, buonasera a tutti. Intanto sono molto contento di vedere, insomma, di vedere Andrea, di vedere Carlos, di vedere Fyodor. Non ci possiamo vedere fisicamente, ma in questi mesi ci ha tenuto insieme un progetto artistico che viene, insomma, viene per me da lontano. Vi dico innanzitutto come è nata la Soñada. Io facevo un concerto a Linares in Spagna. E alla fine di questo concerto io ho incontrato Carlos González e come si fa sempre in questi casi, alla fine di un concerto si va sempre a bere una birra, possibilmente anche fredda, e abbiamo iniziato a parlare, come dire, dei massimi sistemi dell'universo, come dico io, quindi della possibilità di ampliare uno strumento da un punto di vista morfologico e dalle possibilità che aveva uno strumento di evolversi da un punto di vista di repertorio, no? Quindi che cos'è la contemporaneità, no? È molto difficile essere contemporanei anche di se stessi. E insomma abbiamo parlato di tutte queste cose. Poi lui è tornato ad Almeria dove vive e io a Parigi e dopodiché, un po' di tempo dopo, ci siamo rincontrati e lui mi ha mostrato questo strumento in una hall di un albergo, sempre a Linares, perché io feci il concerto due anni di seguito lì. E quando io ho visto la Soñada, come dire, mi è cambiato tutto. Mi è cambiato tutto. E la prima cosa che ho pensato è: uno strumento esiste se ha una letteratura da suonare, altrimenti non può esistere. Ed è così che in quel momento ci siamo posti anche il problema di come scrivere, perché dal punto di vista della partitura non è più solo una chitarra, perché ha molti suoni bassi, per cui abbiamo dovuto dividere il pentagramma in due parti, un po' come il pianoforte. E soprattutto abbiamo dovuto cercare non solo dei compositori, ma anche qualcuno che ne costruisse le corde. Perché i bordoni della Soñada, cioè le corde che stanno più basse, le corde che suonano libere, non avevano in commercio una produzione per questo tipo di strumento. Infatti, i primi test li avevamo fatti con delle corde che erano per tiorba, però non avevano ovviamente il suono che sentite adesso, era impossibile. E lì è intervenuto Mimmo Peruffo, che è un grandissimo studioso delle corde per strumenti antichi e con Mimmo e Carlos abbiamo iniziato a fare dei test fino a che non siamo riusciti a trovare il bilanciamento giusto per la corda. E dopodiché sono arrivati i compositori. Io quando ho sentito Andrea non avevamo niente e Andrea è stato fantastico perché si è lanciato in questa avventura. E tutte e due non sapevamo esattamente che cosa sarebbe successo perché nessuno di noi due conosceva quali erano i confini, quali erano i limiti, nulla, non avevamo termini di paragone da questo punto di vista. E quando Andrea ha scritto Dreams, la prima cosa che ho pensato è che non potevo credere a quello che stavo vedendo perché io in Dreams non ho dovuto cambiare nulla. Cioè, noi abbiamo fatto innumerevoli serate, innumerevoli mail, innumerevoli messaggi per capire qual era un po' il confine di gioco. Però una volta che questa cosa è stata messa su carta da Andrea, per esempio, riguardo per esempio a Dreams, era come se fosse stata cucita sopra lo strumento. Non c'era nessun tipo di scarto. E ha ragione Andrea a dire che è uno dei pezzi che amo di più, perché effettivamente è uno di quei pezzi che sembrano proprio nati per me come interprete, no? Anche se in questo momento presento un disco dove sono io, diciamo, il compositore delle musiche. Però ecco, in quel momento avere un brano, un'opera scritta da un compositore dove tu ti metti la giacca e sei assolutamente comodo e non devi cambiare niente, non devi accorciare le maniche, non devi. Ecco,
non devi tagliare, non devi cucire. Questo per me è stato straordinario. E poi da lì sono venuti insomma un sacco di altri compositori, sono venuti Azio Corghi, Flores Chaviano, Nicola Campogrande, Corrado Rojach, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è stato il primo disco che è Contemporary Future. Dopodiché, dopo essermi dedicato, come dire, un bel po' alla musica degli altri, ho iniziato a pensare di creare qualcosa che potesse rappresentare me da questo punto di vista. E da questo punto di vista siamo arrivati ad Aria. Aria mi ha preso circa 2 anni di lavoro. E in questi 2 anni ho incontrato un sacco di persone interessanti. Una di queste persone interessanti, che è della mia città e non abbiamo mai, come dire, non avevamo mai collaborato prima, anche se siamo nati tutti e due nella stessa città, è Fyodor. E Fyodor è un artista pazzesco, ed è una persona pazzesca, secondo me, è una persona che ha un talento incredibile. Per cui, diciamo, sono di fronte a 3 persone a cui devo assolutamente dire grazie, e vedrete quello che ha fatto Fyodor su Aria, e credo che, insomma, meriti andare a vedere anche cosa fa, perché è veramente qualcosa di incredibile. Quindi, insomma, Carlos è stato, io dico sempre, è il papà della Sognada, no? È colui che ha dato la vita a uno strumento che prima, come dire, non era perlomeno utilizzato, ecco, no? O comunque era, come ha scritto lui, la sua visione personale di questo strumento. E quando ce l'avevamo in mano, io ho pensato, sì, ok, possiamo fare tranquillamente tutte le suite di Bach nella trascrizione, cioè nella versione originale, e quindi senza bisogno di una trascrizione chitarristica. Però per questo ci sono già i liutisti, e non mi sembrava una cosa così interessante, no? Invece quello che mi è sembrato interessante è prendere questo strumento che veniva dal passato, perché Carlos ha una conoscenza, credo di poter dire, assoluta degli strumenti antichi. È una persona che ha studiato tutta la vita gli strumenti antichi e li conosce benissimo. E quindi ovviamente prendere questo strumento che veniva dalla sua idea degli strumenti antichi e degli strumenti moderni e proiettarlo verso il futuro e quindi verso Andrea, che di futuro ovviamente ne aveva in mano, perché la sua musica è assolutamente la sua, e poi tramite questo passare ad Aria, dove c'è stata la mia musica, che è, diciamo, ancora un'altra cosa, per poi trovare Fyodor, che ne ha fatto dei disegni straordinari che insomma, che conservo dentro questo disco, che secondo me, insomma, al di là di tutto, è qualcosa che rappresenta un po' un percorso, ecco. Sì, benissimo, mi sembra che hai esposto bene. Io, se tu sei d'accordo, mi farebbe piacere scorrere anche velocemente un po' la galleria delle foto che sì, hai sì. Nel tuo sito, perché così si dimostrano anche lo stile, anche si può dire eclettico in un certo senso, che accomuna tanti chitarristi che normalmente spaziano anche da repertori diversi, in ambiti diversi, in ambienti diversi, e prima parlavi di abiti diversi, appunto. Ecco, queste sono le pagine della galleria fotografica, come vedete qui con Morricone. Ora io ecco, soprattutto è l'aspetto visivo che ci tenevo, ecco, e questo diventa importante perché qua cominciamo a vedere la chitarra, appunto la Sognada. Sì, questa foto è stata fatta in Giappone, perché abbiamo fatto la prima, e invece quella che vedete lì a sinistra è proprio l'opera di Andrea, Dreams, che è stata fatta al Festival di Todi, e avevamo messo la partitura grande dietro in modo che si potesse vedere.
Invece quella di prima era la prima esecuzione di un'opera di Angelo Gilardino che ha scritto per me e che è stata fatta in Giappone la prima volta. E quindi insomma è stato... Ecco, questa è una foto bellissima dove c'è Mimmo Peruffo con la sognada in mano, Carlos e io, e di fianco c'è Leo Brauer, di cui non posso ancora dire nulla, però ci sarà qualche sorpresa in futuro. Però insomma è una cosa... Insomma, per me è una grande emozione perché è davvero un sogno, no? Tutto quello che è avvenuto da un punto di vista artistico, anche l'incontro con Ennio Morricone, ovviamente è stato Andrea Tarmelli, il fautore di tutto ciò, magari lui può parlare di questa cosa. Diciamo pure qualche cosa, perché io devo dire che sono stato fortunato di incrociare Ennio Morricone, che avevo già conosciuto, ma una trentina d'anni fa, devo dire la verità, all'inizio degli anni 90. E invece in questa occasione, siccome come Società Italiana di Musica Contemporanea avevamo pensato di fare un omaggio a Ennio Morricone e nominarlo presidente onorario della società, lui accettò molto volentieri questa chiamiamo onorificenza di cui lui non aveva assolutamente bisogno, lo sappiamo benissimo, ma gli faceva molto piacere perché lui si è sempre sentito un autore, come dire, militante nell'ambito della musica contemporanea, cioè osannato, messo sull'altare per la musica da film, ma ovviamente più compressa la sua figura nell'ambito di una musica tutto sommato di nicchia come può risultare oggi quella contemporanea. Quindi ci siamo sentiti bene in sintonia. Quando io ho parlato con il maestro Morricone di questo progetto, lui è stato non solo entusiasta, ma ha voluto prima di tutto sentire tutti i brani che venivano poi pubblicati nel disco. Perché era molto anche pignolo, non è che fosse così semplice da regalare, come dire, endorsement a chi che sia. No, no, lui ha voluto sentire tutti i brani che noi avevamo, come dire, costruito, registrato, e dopodiché lui ha mandato questa bella lettera di compiacimento che abbiamo poi inserito nel disco. E naturalmente quando siamo stati insieme a casa sua per portare la prima copia del disco, fu molto, molto felice, e direi che anche uno degli ultimi ricordi che io posso avere, perché credo che dopo quell'incontro a casa sua nel novembre del 19 non ci sono state altre che qualche telefonata che ho fatto con lui, ma non l'ho più visto perché la sua morte improvvisa all'inizio di luglio, 6 di luglio, ci ha lasciato un pochettino tutti interdetti, perché avevo parlato con lui 10 giorni prima illustrando quello che stavamo facendo come Società Italiana di Musica Contemporanea nell'ambito della pandemia, ecco, in questo periodo un pochettino troppo oscuro, di cui anche Christian ne sa qualche cosa, perché la sua brillantissima attività concertistica in giro per tutto il mondo praticamente è lì in attesa di un'agognata ripresa di una musica dal vivo che ci manca moltissimo. Sì, bene, grazie di nuovo Andrea. Visto che prima abbiamo sfogliato un po' il sito, la pagina del sito delle foto, sempre nel sito di Christian leggiamo: nel 2016 il maestro luthaio Carlo Gonzalez immagina, costruisce e dedica la chitarra turbata, la sognada, a Christian Davenier. Ecco, a questo punto vorrei chiamare il maestro che ci dirà qualcosa su questa chitarra, approfondiremo il discorso. Buonasera maestro. Buonasera. Se ci può parlare un attimo di questo strumento dal punto di vista proprio anche tecnico. Sì, primo devo dire che il rincontro con Christian è un rincontro che tutto luthaio sogna, immagina un dia. Avere una relazione
simbiotica, non so come si dice in italiano. Simbiotica, sì, sì, è scorretto, simbiotica. Io pensavo di fare un strumento, all'inizio io sono chitarrista molto repertorio contemporaneo, il mio maestro si chiamava argentino Jorge Labrú, un compositore anche, i primi anni di mia vita come chitarrista, il mio repertorio è chitarra vihuelista, Bach e musica contemporanea. E come liutaio specializzato in strumenti antichi, liuto, viola da mano, chitarre barocche, tutto questo strumento, anche più antico come lute faraoniche o strumento di Greg. Alla fine voglio fare una sintesi della mia esperienza con tutto questo strumento e ritrovare le anni del chitarrista e del repertorio contemporaneo. Io pensavo a fare un strumento moderno, ma con reminiscenze, con eco di strumenti antichi come le tiorbe e le chitarre tiorbate di barocco. Il rincontro con Cristian Linares la prima volta è magico. Io ho stato un piccolo concerto nel conservatorio de Linares, no, in Baeza fue. No, de Úbeda. Úbeda, in Úbeda. In Úbeda. Cristian ha fatto un grande lavoro con le risonanze, con l'eco, con l'improvvisazione. E questo nella mia testa ha detto, io devo lavorare per provare a fare un strumento per fare questo tipo di musica. E dopo, quando io l'ho fatto, entro a Linares con questa chitarra, con la sognata, e io, oltre chitarrista, abbia provato questo strumento in Spagna, e nessuno era incapace di toccarla, perché molte corde non poteva fare musica con questo strumento. E Cristian, a 11 della notte, in un piccolo albergo di Linares, toma la chitarra e comincia a improvvisare di una maniera incredibile. È magico, un momento veramente magico nella mia vita. Cominciato questo cammino insieme. E questo strumento, la sognata, è un concetto interno molto differente di Torres, per esempio, tutto la tavola armonica, il ponticello è un disegno anche differente, perché voleva fare un ponticello non molto grande per 11 corde, e la dimensione è similare a una chitarra classica, lunghezza, e anche cercava il concetto di manico hueco, non so come si dice in italiano hueco. Vuoto. La risonanza, e questo strumento, questa sognata è un strumento huérfano, senza musica, e Cristian ha trovato la musica per questo strumento, la musica che l'strumento aspettava, e io sono molto contento e agradecido, molte grazie Cristian perché questa esperienza per me è assolutamente magnifica. Bene. Grazie a te. Bene, grazie maestro. Allora, ora abbiamo parlato del suono, abbiamo parlato un po' di storia. Entriamo ancora un po' più vicino dentro quello che è la produzione, dove c'è anche una parte figurativa, che appunto è una copertina, un libretto, e poi anche un'idea che in qualche modo si sposa al concetto della produzione, e che servirà anche per la promozione della produzione stessa. Però prima di presentarvi l'artista, l'autore che appunto ha disegnato
tutta la parte realizzata, tutta la parte grafica. Volevo mandare appunto un video, un piccolo videoclip, sempre realizzata dall'artista da Fiodo. Così potete già anche capire la tipologia di suono che ha questo strumento e entrare un po' più dentro quello che è il progetto. Ecco. Salve Fiodor, grazie anche a te di essere qua presente. Anche a tutti ti chiediamo un po' di raccontare un po' questo viaggio all'interno di questa produzione discografica e quindi anche la tua amicizia con Christian per costruire proprio un documento che vada a integrare tutto quello che è successo. Allora, posso dire appunto che con Christian ci conosciamo da parecchi anni e poi sempre molto di vista, anche perché poi siamo partiti veramente presto da Imperia e abbiamo avuto tutte e due delle vite un po' di viaggio in tutti i sensi, sia fisica che anche mentale, e questo è anche un po' quello che penso che capita un po' a tutti gli artisti. E quando mi ha chiesto di fare dei disegni per il suo album, ho cercato di capire il progetto, di fare qualcosa dove sì, ci fossimo entrambi, ma che fosse in realtà parte del progetto. Quindi Aria, ho tirato uno schizzo e che rappresentava secondo me un po' il tumulto, il caos creativo che aveva Christian, anche proprio per questo nuovo strumento, no? Per tutto quello che era detto che fosse però anche un caos leggero. E quindi ho tirato giù proprio uno schizzo molto diverso anche dalle cose più illustrate che faccio di solito, mentre per la parte più illustrata ho preferito che fosse all'interno dell'album, proprio perché ho fatto questo, come posso dire, questa illustrazione mischiando l'immaginario un po' dell'architettura ligure, ma anche dell'architettura parigina, che secondo me mi sono immaginato sempre Christian che cammina in due città completamente diverse, ma che nello stesso tempo sono anche l'anima, sia sua come artista che come persona. Che poi sembra quasi un tutt'uno, quindi sono due posti molto diversi, ma allo stesso tempo che si assomigliano. Ho cercato di farlo così. Poi ho visto quando gli ho mandato i bozzetti, ho visto che era contento, mi ha detto va bene, ho azzeccato. Non è così semplice, perché poi in realtà ci sono telefonate, lui che si preoccupava che non vedeva i bozzetti... Vero. Io cerco di tranquillizzarlo. Sottoscrivo questa cosa. Essere artista, almeno per me, è anche un po' essere psicologo, no? Quindi devo chiacchierare, conoscere, cercare di capire e di entrare come l'acqua nella roccia dentro la persona, per capire magari anche delle cose che lui non sa ancora. E poi ascoltare la sua musica e quindi farla entrare dentro di me per riuscire poi a rispecchiarla nei miei disegni,
che quando l'hai fatto sembra semplice, mentre sei lì in mezzo sei pieno di dubbi e poi tutto va, sembra come se fosse già stato scritto. Benissimo, mentre il piccolo video, il clip, come l'ha realizzato quello? Una parte, perché una parte dei bozzetti li ho fatti con l'iPad, e quindi te lo registra in digitale. Certo. Poi in realtà ho provato a fare anche delle versioni su carta, ma poi in realtà funzionavano meglio quelle in digitale, quindi abbiamo usato quelle digitali. Sì, allora ecco, nel concludere la nostra presentazione, appunto questa è la pagina ufficiale, vi ricordo, ecco, questa è la copertina con la retrocopertina, queste qua si può cominciare a vedere al completo, possiamo presentare questi due paesaggi, li posso chiamare così, Fyodor? Sì. Ecco, questi praticamente una notte e un giorno, questa è la foto e il retro copertina, ovviamente tutto realizzato a mano. Questo prodotto qua, appunto, viene distribuito sia nel formato digitale, come si diceva, che quindi su tutte le piattaforme potete ascoltarlo o a chi interessa anche scaricarlo, oppure lo possiamo acquistare su ordinazione nei negozi, sul nostro sito e sui principali paesi europei su Amazon. Ecco, a questo punto farei tornare tutti di nuovo insieme, così possiamo salutare il pubblico, anche perché sappiamo che Christian deve fuggire, perché per lui la serata non è terminata, dovrà continuare. Vado in Danimarca fra 10 minuti. Sì. Bene. In realtà sto qua. No, volevo solo dire una cosa a conclusione di questo, che quando Fyodor mi ha mandato la prima volta la bozza, la prima cosa che ho pensato quando ho visto quello, facendo un salto anche sulla sedia, è esattamente quello che io avevo in testa musicalmente, cioè il vortice che lui ha disegnato credo che sia il vortice che è passato nella testa di Carlos quando ha costruito, voi immaginatevi, dal legno può nascere una cosa così, no? Quando sono stato ad Almeria ho rimesso la sognada, Carlos se lo ricorda, ho rimesso la sognada sul tavolo dove è stata costruita e ce l'ho lasciata qualche minuto e poi guardavo la sognata e guardavo Carlos, no? E dicevo, caspita, è nata qui, cioè sembrava impossibile, no? Cioè, è proprio nata lì, no? È un po' come portare, come dire, la mamma nella sala parto, capisci? Cioè, nel senso, è una cosa che non è che capita così spesso. No, ma nell'arte credo sia una delle cose più stupende, quando abbiamo questi incontri di cose, di fatti, che sembrano, cioè, già che sono accaduti prima e che si incontrano, esatto, così perfettamente. Infatti seguivo anche sia con Andrea che con Fyodor e poi con Carlo, che tutto si è incastrato in perfezione. Ecco, questa forse è questa una si è incastrato in perfezione, e non solo, il vortice che ha disegnato Fyodor è il vortice di Andrea, cioè Andrea è non so, io quando tutte le volte che suono Dreams in pubblico, e fortunatamente prima della pandemia mi è capitato di suonarlo parecchie volte, l'ultima volta proprio ad Almeria in Spagna. Però è stato suonato in Giappone, è stato suonato in un sacco di posti. Posso aggiungere una cosa se mi permetti? Sì, vai. Ma lo faccio volentieri, perché ormai mi conosce Christian. Il mio linguaggio, ovviamente, come tutti sanno, la contemporanea ha dei problemi, perché o si rifluisce nell'antico o si va spericolatamente verso l'incomunicazione e l'incomunicabilità attraverso la musica. Riuscire a coniugare l'esperienza del nuovo, quindi parlo del nuovo anche come strumento, come timbro, come colore, come possibilità, ma mantenere vivo
l'esperienza con l'emozione, con la espressività, con qualche cosa che comunica del nuovo. Questa è stata, secondo me, l'intuizione felice di un sogno. Ecco, Dreams sono dei sogni che ne abbiamo fatto intorno a un altro sogno, che è quello della sognada. Quindi diciamo che tutto andava in quella direzione, mettendo insieme la novità dello strumento, le sue possibilità, con la possibilità di continuare a comunicare delle cose nuove e emotivamente interessanti. No, no, è assolutamente così, Andrea. E per questo che io voglio ringraziare Carlos, voglio ringraziare te, voglio ringraziare Fiodor, perché comunque è stato un momento di un viaggio bellissimo che è stato fatto, no? E appunto quando guardo la copertina e guardo quel vortice, e penso a questa cosa qua, no? Penso che quando Carlos mi ha dato la sognata ho passato dei mesi bruttissimi, non bellissimi, bruttissimi, perché stavo a casa e avevo di fianco la sei corde e dall'altra parte la sognada, e a un certo punto non suonavo più niente, non suonavo più né una né l'altra, no? E quindi ero in quella terra di mezzo, no? Ed è stato bellissimo, credo che sia la cosa artisticamente più bella che mi sia successa nella mia vita. E dico sempre, noi non decidiamo nulla, è la sognada che decide. È lei che decide, probabilmente anche da chi farsi suonare, però è lei che decide, capisci? Sì, questa è proprio l'origine ancestrale dello strumento, alla fine, questa considerazione qua. Sono felice perché questo piccolo documento che tutti insieme abbiamo costruito è ricco di spunti, calore. Guarda, ti racconto, testimoniare ti racconto, tante cose. Ti racconto un'ultima cosa. Io feci un concerto a Roma e Andrea aveva già scritto Dreams, perché ci fu Girardino prima a scrivere e poi Andrea e poi ha scritto anche Azio Corbi, eccetera. Io avevo un concerto a Roma e in quel momento io non avevo un repertorio completo per la sognada, non c'era, non esisteva, e quel giorno mi mandò un messaggio, perché io lo contattai, Nicola Campogrande, e venne a sentire il concerto. Quando sentì il suono della sognada, siccome suonai al teatro di Mecenate, che è un teatro molto bello perché insomma è il teatro insomma dove recitavano le poesie Orazio, Ovidio, insomma un luogo magico, però non ha quinte, no? Quindi rimani così, c'è il pubblico e di fronte a te, ma non puoi andare da nessuna parte. E quando è finito il concerto, tutta la gente, per la curiosità di vedere lo strumento, che è uno strumento ovviamente particolare alla vista, venne lì e io volevo parlare con lui, ma non potevo perché avevo tutta questa gente intorno che guardava lo strumento. E lui un po' così mi disse: ti lascio ai tuoi fans, e se ne andò. Il giorno dopo io avevo l'aereo per tornare a Parigi e ho detto, ma non so cosa succederà. E lui mi dice, no, guarda, ho idea di scrivere 12 preludi, che sono i 12 preludi di A getto d'inchiostro, che poi sono stati messi nel disco con Dreams e con tutto il resto, con Corrado Roia, che questo è il primo disco. E da lì un po' che è partito anche il mio desiderio poi di ampliare, no, questo discorso e poi scrivere con questo disco la mia musica. Però devo dire che se Andrea non avesse creduto subito a questa cosa, probabilmente avremmo, come dire, fatto altri discorsi. Lui è stato uno dei primi a crederci, ed ecco perché, al di là del fatto che Dreams la considero un'opera straordinaria, perché lo è, credo che la suonerò fino a 90 anni, se io ci arrivo a 90 anni, insomma. Speriamo. Bene, per ancora sottolineare la precisione delle cose, avevamo detto 21:40, proprio perché, adesso siamo perfettamente alle 21:40. Io parto. Bene. Per la Danimarca. Un grande abbraccio e a presto. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. Ciao. Ciao a tutti, buona serata. Ciao. Buona serata a tutti.